pagando un sacco di balle, non è vero niente, il debito che dicono che noi abbiamo non esiste. Siamo qui perché siamo scandalizzati dal fatto che questa stazione, la stazione centrale di Milano, ci sono delle pubblicità che sono false, tendenziose e atte a turbare l'ordine pubblico. Io credo che bisogna denunciare questa gente perché innanzitutto devono dirci dove hanno preso i soldi per questa pubblicità, che è falsa, perché non è vero che noi abbiamo 2.300 miliardi di debito, non è vero. Noi abbiamo dimostrato che metà di questo debito è falso, è una partita di giro tra le banche dell'Eurozona. Noi non c'entriamo niente con questo debito, quindi non è vero che dobbiamo pagare 66 miliardi di euro all'anno per pagare gli interessi sul debito. È uno scandalo, questa è la questione. E poi ce lo troviamo in una stazione dove passa 1 milione di persone al giorno, in cui viene detto esplicitamente sei tu che devi pagare. Ma come sarebbe a dire? Come mi dice a me che io devo pagare 40.000 euro? Ma scusate, 40.000 euro a chi devo pagarla? A Draghi? Alla Banca Centrale Europea? Ci stanno prendendo letteralmente per i fondelli. Quindi noi abbiamo ritenuto che sia necessario fare una protesta e la facciamo anche di fronte. Poi adesso abbiamo ripreso tutte le immagini, le manderemo su tutti i circuiti internet, le manderemo su tutti i social network e faremo vedere che una parte degli italiani rifiuta questo tipo di truffa e anche di offesa. Diciamo la verità, ci offende. Non è che solo ci truffano, ci sputano in faccia. Allora, come dire, come liberi cittadini abbiamo deciso di manifestare il nostro sdegno. Ecco, mettiamola così.